Oh, bentornati qui a Radio Design. Oggi siamo. Io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing all'Istituto Italiano di Design. Siamo in compagnia di Maria Antonietta Taticchi dell'Alveare, eh, più comunemente chiamato anche Materia Ceramica. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Ci puoi raccontare un po' la, la tua storia personale, brevemente, e poi spieghiamo un po' di cosa si tratta di materia ceramica, appunto? Molto brevemente. <ride> Un escursus storico molto lungo, però cerchiamo di sintetizzarlo. Allora, in sintesi, oh, ho sempre... Migliaio. Come si dice, quando uno comincia a dipingere sulla ceramica non riesce più a lasciarla. Quindi ho frequentato, dopo lo scientifico, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Perugia e nello stesso tempo ho messo su un laboratorio e nel 1986 eh, sono diventata artigiana. Eh, quindi da allora ad oggi ho sempre il laboratorio nel centro che amo molto questa città e riconosco che è una città che ha una storia di artigianato importante. E quindi io ho cercato di essere un altro degli artigiani che certo. faceva parte di questa storia, di questa città. Sì. E... Ok, quindi diciamo, poi ovviamente c'è una storia ancora più lunga, ma veniamo direttamente poi alla, alla tua realtà. Sì, allora io dipingo, ho imparato a Deluta, dove c'è una, una tradizione importante, dove ci sono delle grandi competenze, c'è una eh, delle grandi capacità. Eh, di... Eh, fare un decoro diverso pur mantenendo quelle che erano le tecniche sì. che avevo imparato che ho imparato a Deruta e um, ispirandomi al paesaggio umbro e da quando sono proprio nel centro stente ispirandomi alle architetture che mi circondano e, um, quindi okay. quali sono i vari prodotti che, che realizzi tutto quello che si può fare in ceramica. <ride> ok, quindi andiamo dalle adesso dirò cose profane, dalla semplice piastrellina sì. classica che va a decorare poi gli ambienti, sì, sì. Eh, vari ambienti, fino poi anche altre forme, no? Assolutamente, eh, ma ceramiche per esterno. Infatti, ho fatto una parte della pavimentazione, un intarzo, una pavimentazione di eh, via di Priori. Sì, lo ricordiamo e eh. lo racconteremo più avanti. Pre. Sì e quindi ho avuto l'onore di, di poter eh, posizionare mattonelle, mattonelle da esterno pannelli da esterno come oggetti invece per la casa, sia decorativi, sia lampade, sia vasi, tutto quello, piani di tavolo, sia oggetti d'uso quotidiano. Eh. Certo, certo. Mi dicevi che poi eh, vuoi dare continuità? Grazie anche a tua figlia, no? Allora... Dopo tanti anni di lavoro, e un marito far diventare i figli artigiani, invece una figlia mi <ride> ha detto: Mamma, voglio diventare una. Sei sicura? Ma <ride> eh, questa è la fortuna, di solito io so, i, genitori, i figli si antepongono ai genitori come desideri futuri. E ha detto, ma però voglio però voglio fare cose diverse dalle tue. Ho detto benissimo, perché eh. la creatività deve, è proprio importante. Un competitor eh. diretto, tra l'altro. <ride> e quindi lei frequenta l'Accademia di Belle Arti, fa i suoi corsi di ceramica, va anche lei ad ad apprendere i segreti dei, dei maestri artigiani, oltre che a quelli della mamma. Certo. E sta iniziando una sua professione. Bene, questa cosa è interessante. E mi dicevi anche che ehm, vi siete voi artigiani, avete creato, eh, vi siamo visti per darvi forza, no? Certo. E tu sei presidente, raccontaci un po' questa tua <ride> esperienza. Allora, l'amiciano ha sempre creduto in questo lavoro come un eh, tenere alta. proprio una produzione di artigianato artistico che è stata parte della storia della nostra regione e anche della nostra nazione, per cui tutti ci conoscono e molti vengono, turisti vengono a Perugia cercando gli artigiani, quindi eh, ci siamo messi insieme come artigiani che ci sono nel centro storico, che ancora resistono, e abbiamo detto uniamoci e facciamo una promozione, cerchiamo di far Diventare questo non soltanto delle attività in, in luoghi nascosti, ma che diventino attività che danno lustro a questa città. Certo. E per questo, questa la è, e quindi abbiamo costituito l'associazione Bottega Artigiane del Centro Storico nella speranza anche che potesse essere un format per altri centri storici e eh, con questa missione proprio di promuoverci e di fare in modo che. Ci possono essere dei nuovi artigiani certo. che diano vita anche a una, eh, una nuova cultura dell'artigianato, non delle botteghe di una volta polverose, chiuse, ma innovativi che hanno anche al loro interno della ricerca, dello studio per fare dei prodotti sempre belli come siamo capaci di fare. Bene. Diamo un po' di contatti, quindi dove possiamo trovare la tua azienda, sul sito internet, su Facebook, eh, ma anche l'associazione. Allora, io ho il laboratorio in via dei priori, ho un sito che è materiaceramica.com, segnate. ho una pagina Facebook che è Materia Ceramica, eh, l'associazione è eh, il sito è articity.it sì. Quali altre informazioni? Oh, ci siamo, ci una siamo, volta che tutte. riusciamo a reperire il sito internet otteniamo tutte le informazioni. Non solo, ma stiamo organizzando come associazione, eh, perché abbiamo visto un progetto europeo che è arrivato alla conclusione, che, eh, a, stiamo, abbiamo lavorato per la formazione dell'artigiano e abbiamo lavorato insieme a altri paesi europei, Polonia, Svezia, a portogallo a un'altra azienda perugina che è la infolog e abbiamo fatto questa piattaforma di formazione e la presenteremo il 18 settembre ah, e in questa occasione verranno i paesi europei soprattutto intendiamo fare un evento importante nella città il primo evento imp importante sull'artigianato artistico e su di artigiano e quindi siete tutti invitati bene sicuramente faremo anche un'altra puntata per parlare nello specifico di questo evento allora così ci rivedremo grazie mille ancora andatevi a visitare il sito, l'associazione se ci sono artigiani che ascoltano e guardano questo video eh, iscrivetevi e venite a conoscere questa realtà che vi assicuro che è fighissima e eh, trovate in via dei priori va bene grazie mille ancora grazie a voi